Credo di aver ottenuto forse gli oggetti migliori che potevamo ottenere al momento con i vari materiali che abbiamo preso, tra cui la mazza cometa. Probabilmente non è il meglio che si può ottenere, però di sicuro schifo non gli fa. Un 202 di attacco. Capiamoci. Direi che è arrivato il momento di dirigerci verso Lemuria, anche se con il senno di poi ho il dubbio che secondo me non sarà così semplice. Dunque, usciamo da qui e tiriamo dritto qua in fondo. È apparso un gabbiano, ma perché no? Voglio dire, ci sono i licantropi, non ci può essere anche un gabbiano che ci salta addosso? Secondo me troveremo la porta chiusa, nonostante siamo con una nave lemuriana. Ancora un pochino di qua. Aspetta. Felix, guarda nell'acqua, c'è qualcosa nell'acqua. Torniamo dal fabbro, vai. Ah, pure le monete, ma dai. Lo so, scusatemi. Siamo appena partiti e già torniamo indietro. Ti giuro che se quell'ascia adesso è meglio della mazza che abbiamo appena trovato, porca di quella miseria. Non ci ho messo tanto a continuare a resettare per ottenerla. Però, sai, un po' ti rugano le balle. Ok, bravo che è salito di livello. Madonna mia, io non ce la vedo per niente, Jenna Barbara, però dai. Così una brava ragazza, su. È anche carina, poi. E rieccoci esattamente da dove siamo partiti. Capo, sono di nuovo tornato, eh? Da quanto non ci vediamo. Potrei benissimo ricominciare l'episodio da qua e far finta che non sia successo praticamente nulla. Vediamo. Ascia capitana. Direi proprio di no. E rieccoci di nuovo qui, questa volta in direzione per davvero di Lemuria. E come abbiamo appena visto, la nebbia è iniziata subito a calare. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Allora, c'è un super sasso, due super sassi. Però ci siamo, dai. Il mare del tempo. Giù. Ok. Ok. Tieni saldo il timone, vuoi che le onde ci ingoino? Sa che hai paura, Sara, ma sta facendo il suo meglio. Era un gorgo incredibilmente forte, ma dubito che avrebbe potuto affondare la nave. Vedi, Sara, non c'è niente da temere, anche se veniamo presi non avremo problemi. Eppure, Pierce, non puoi mostrare a Felix come supererai i gorghi fino alle Muria. Beh, sì, già. C'è Pierce? Lemuria è subito oltre questi gorghi, vero? Credo di sì. Tu credi? Tu non provieni da Lemuria? Non dovresti conoscere esattamente dove si trova? Sì, sono di Lemuria, ma non ho mai dovuto tornarci prima. E comunque l'onda che mi ha trasportato fuori da Lemuria non è passata di qui. Capisco, quindi tu non conosci la direzione per Lemuria, vero? Non diciamo sciocchezze, ho solo bisogno di orientarmi. Niente di buono. Se Lemuria si trova davvero oltre queste correnti, dobbiamo trovare un modo per superarle. E se non lo trovassimo, non raggiungeremo Lemuria. D'accordo, quindi devo riprovare? D'accordo. Dunque. Dai. Ecco, dai che ce la fai. Ecco fatto. Tu? Se provo a farci piovere dentro? No, peccato. Ok, ho il dubbio che questa non sia la direzione giusta, Dio mio. Con che velocità? Ho visto gente lasciata in meno tempo io. Niente, ste correnti qua sono potentissime. Forse non dobbiamo passare da questo lato. Vediamo se, esatto, troviamo una via alternativa. Il mare del tempo. Dunque. Allora, le correnti dritte sono potentissime. Se ci finisci dentro non c'è scampo. Sto bloccone qua. Ok, però non scade. Dobbiamo vedere più che altro se in questo momento noi possiamo passare da queste parti. E ho il dubbio di no. Mi sa tanto che Lemuria al momento non è ancora accessibile. Può essere? Un ultimo tentativo.
No, da questo lato non c'è nulla. D'accordo, al momento non possiamo muoverci da queste parti, il che ci porta a girare probabilmente su queste isole qui attorno. Iniziamo da quella più in basso, a sinistra. Eccoci qua, abbiamo trovato un'isola con una casetta. L'isola En Ossenia. Vediamo se troviamo qualcosa. Direi di no. Però aspetta, ste piantine, vediamo se penso giusto. No, pensavo male, d'accordo. Vediamo, non c'è una mucca. Aspetta però, c'è un passaggio, il che vuol dire che quindi posso entrare da lì, vedi? C'è il passaggio. Vediamo cosa nascondete. Ottimo. I marinai parlano di forti correnti e di vortici che possono spazzare via le navi nel mare del tempo. Grazie. La nostra è una famiglia triste. Tre generazioni di uomini hanno vissuto cercando di oltrepassare il mare delle nebbie. Vabbè. Quando entri nel mare delle nebbie, prendi la corrente che viene dalle rocce rosse. Così la tua nave non sarà distrutta, questo è ciò che so. E potrebbe essere errato. Vabbè. Fantastico. Il mare del tempo, un enorme banco di nebbia lo circonda. Tutti i marinai lo evitano. Non so se io riuscirò mai ad attraversarlo, ma mio figlio ci riuscirà. Vabbè. È lui suo figlio questo che sta facendo sta zattera de merda? Vorrei sapere cosa c'è oltre il mare della nebbia. Nessuno l'ha mai superato, ma un giorno ci riuscirò. Ah certo. Bravo, bravo. Voglio solo vedere. Dubito, però. Esatto. Volevo provare ad arrivare dall'altra parte dove c'è sta mucca. D'accordo, quindi è stata inutile questa isola. Facciamo il giro in senso orario. Vediamo che cosa troviamo qui. Un altro villaggio. L'isola S.E. dell'Angara. Vediamo dove andiamo allora. Tac, vediamo che cosa c'è qui. Fantastico, già solo essere venuto qui per prendere queste medaglie di gioco è valsa la pena del viaggio. Dunque, questa la dobbiamo mettere qui e fammi indovinare. E gli buttiamo sopra questo qui. Oh, c'è un uccello. Ciao. Ecco fatto. Dai, buttala giù. Felix? Che cavolo. Non posso più spostarlo? Beh, lì c'è un nido d'uccello. E a meno che non abbiamo bisogno della psicoenergia, quella che prende e sposta levitazione, credo che dovremmo forse aspettare un'altra volta, aggiungo. Quest'isola ci piace molto. Ecco perché siamo qui, perché ci piace. Di certo non cerchiamo l'isola del tesoro. Cosa dici, idiota? Non ascoltatelo, non voleva dire isola del tesoro. Scusa, ma noi abbiamo da fare, ci si vede. Certo. Sì, tanto comunque non penso di poterci fare molto. In realtà sono scemo io. In realtà posso farlo. Basta solo cambiare l'ordine di spostamento. Prima buttiamo giù questa e poi gli buttiamo sopra questa qui. Era talmente semplice che l'ho dato per scontato. Vediamo se ci porta da qualche parte. Ecco qua. Andiamo a vedere il nido dell'uccello. Ecco appunto. Ma... ciao? Chirp, chirp. Vediamo se pensa qualcosa. Mi piace essere elegante. Voglio accessori belli per sentirmi extra elegante. Chirp, chirp. Accessori, E come faccio a darteli? D'accordo, altra missione secondaria che probabilmente ancora non abbiamo sbloccato. Beh, qui siamo di nuovo vicino alle coste del gioco originali e credo che non ci sia zona dove fermarsi, immagino. O forse sì, ne dubito però. Esatto, c'è il fiume, ma ovviamente non è risalibile. Credo che tutte le coste di questa zona siano rialzate in modo che tu non ti possa fermare da nessuna parte. Forse tipo qua, però non penso che ti porti da nessuna parte. Forse qui però c'è qualcosa. Vorrei andare a vedere. Allora, dunque, qui è tutto chiuso. E fin là, qui è tutto chiuso. C'è quest'isola qui. Andiamo a vederla. Vediamo questa zona d'acqua. Abbiamo trovato qualcosa? No. Ed eccoci dunque vicino alle coste. Vediamo, quest'isoletta piccina picciò non è interagibile, mi sembra. Esatto. Mentre questa... eccoci qua, vediamo. Ah, e ti pareva. Siamo arrivati a Izumo. Benvenuti, benvenuti. Se cercate qualcosa, noi l'abbiamo. Visto niente? Che ne so, manco ho guardato ancora. Ah, tu vendi tutto. Chissà se qualcuno qui sa come oltrepassare il mare del tempo. Ecco un altro oggetto, vediamo che cosa nasconde.
La veste festiva. 152 aumenta la fortuna. Aha. 10 di fortuna. Beh, neanche male, anzi. Porca boia. Allora, sì, non è il migliore degli indumenti, però al momento 10 di fortuna, volentieri. L'armatura è diventata inutile, la vendiamo. Io sono Kumi, sono una grande danzatrice, solo che in questi giorni non me la sento. Vabbè. Susa vuole uccidere il serpente e salvare Kushinada, è un coraggioso. Vabbè. Riposiamo e andiamo a vedere questo fantomatico serpentone.